Logico, no? Ecco il traffico di Avezzano. Nessuno mi farà passare, penso. Sono tre quarti d'ora che sto in prima. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Si va sempre al lavoro, ancora ci sono temperature accettabili e quindi ce ne andiamo in moto. Certo, finisco alle 11 stasera, quindi la termica sotto ce l'ho, la consiglio sempre. Detto questo, vediamo un po' che insidie nasconde la città in R6. Primo problema della città, scherzo, è il semaforo. Sono i semafori. Alcuni semafori ti obbligano, magari indirizzano un po' meglio. Per esempio questo qui dà il verde sia a me andare dritto sia alle altre macchine nel senso opposto a girare verso la mia destra. E qui poi subentra la coscienza e la generosità dei automobilisti, che spesso non c'è. Se una macchina ti può lasciare, ecco, se ti può lasciare un incrocio mezz'ora, ti ci lascia proprio senza problemi. Nessuno che si ferma per farti attraversare. Alla fine io penso sempre, in quelle condizioni ci potrei essere io, quindi se mi posso fermare mi fermo, che problema c'è? Ditemi anche voi cosa ne pensate di questo, o siete quelli che vanno dritti per la loro strada incuranti degli altri? Fatemelo sapere nei commenti. Un altro flagello su sti cosi. Specie di dissuasori. Certi sono proprio fatti male. Questo qua era graduale, alla fine certi sono veramente troppo ripidi. Ti obbligano proprio ad arrestare quasi del tutto la velocità. Di solito se posso superare in sicurezza le supero le macchine, se no ci rimango dietro stando attenti se loro frenano bruscamente, se mettono una freccia. Ho parlato presto. Si attraversano? Da questi pochi minuti posso dire che è già una rottura di stare in moto in città. Non lo farei mai. Certo, con un bello scooter nelle zone trafficate tu magari te ne vai un po' più veloce, però se deve comunque presentare un percorso, una strada che in cui tu lo possa fare. Io mo se mi metto in mezzo alla linea qua è stretto e non lo posso fare, o so io che mi pongo troppi limiti oppure ho ragione. Ecco il traffico di Avezzano nell'ora di punta. Questi vanno sulla destra e me ne sto proprio appendiamo veramente. Io già ho i polsi che non me vanno. Allora facciamo così, questo si sta ficca qua, ci picco pure io. Dicevo, già ho dolore ai polsi a tenere la frizione premuta tanto tempo, anche se con queste leve ho risolto un po', che hanno un angolo un po' più generoso verso il pilota tra virgolette. Quello originale l'ho tolto solo per quello, perché veramente mi si ingordava la mano. Non so gli altri come facciano a tenere l'originale, perché ho visto che comunque tanti, anche i piloti, abbiano quelle originali. Non mi sembra che hanno quelle modificate. E quindi dicevo, già mi sto pentì di stare nel traffico. E che non vi stia annoiando, io mi giro qua perché di dritto per dritto il traffico diventa peggiore. Tu stai fermo, grazie. Comunque non mi sarei mai immaginato che
c'è già qualcun altro che mi ha fatto i complimenti per come guido, nel senso un po' la dimestichezza che ho acquistato, però io non me lo sarei mai immaginato, sinceramente, e li ringrazio. Non me la sto cavando male pensando a quante volte l'abbia presa la moto. Sono riuscito a fare 4.000 chilometri da gennaio che l'ho presa, non so tanti, però li ho fatti più per tragitti brevi per andare al lavoro, quindi alla fine di tratti superstradali, escludendo quello, ecco l'incidente, escludendo quello di strada montuosa per raggiungere un centro abitato, per raggiungere il centro abitato più vicino. Quindi ho fatto tutto superstrada e alla fine non ripaga. È qua che impari a dosare. Sta seconda ne entra spesso e volentieri. È qui che impari comunque a dosare l'acceleratore, giocare di frizione. I primi giorni mi si spegneva sempre in prima, poi col tempo tutte le cose ci vuole il tempo, i fenomeni esistono e sono veramente pochi, la maggior parte della gente anche adesso brava è perché si è impegnata tanto e si è esercitata in qualsiasi campo. Proviamo a richiudere la visiera se non mi si appanna, perché odio l'appannamento della visiera, soprattutto perché porto sempre costantemente gli occhiali. Da qua dove andiamo? Se vado a destra me ne vado verso fuori, a sinistra ritorno dentro. Forse mi conviene andare a sinistra, non ce l'ho da fa. Intanto la visiera mi si sta appannà e mi sta sul cavolo. Questo deve girare. Nessuno mi farà passare, penso. Dicevo, la cortesia qua non esiste, eh. Io ho notato, molto raramente mi è capitato di assistere a un miracolo di uno che si ferma e ti fa attraversare, anche a piedi, eh. Voglio proprio attraversare il centro. Vedi qua, lo sei prepotente, costringi gli altri a fermarsi. Penso che i grandi centri tipo Roma sono così. Sono tre quarti d'ora che sto in prima. Sto proprio su... Cazzo le foglie. Comunque è autunno. Spero che non venga un video tanto lungo, perché a editare non so mai quali parti tagliare, perché comunque sembrano a me interessanti. Sono ricche di sciocchezze. Mettiamo la neutra, va. Vabbè, faccio un giro nell'arteria principale di via Corradini e poi me ne vado, perché non vorrei che mi sorprendesse pure l'acqua che l'ha messa, eh. Faccio la prima e poi vado in neutro. Prima folle, prima folle. Sta a 103 gradi intanto la moto. Non è mai arrivata a ste temperature. Viva la città. Chi ce l'ha educati non lo sa quando gli va la temperatura. Infatti mi sta riesce a abbassare. Faccio 100 metri. Questo va a destra o va dritto? Va a destra o va dritto? Io vorrei andare dritto. Possibilmente. Questo va a sinistra. Ha un senso vietato, ottimo. Da quando? Da quando lo è? Come ne vado? Devo per forza girare. Cioè è tanto che non vengo in città qui e non sapevo che questa fosse un senso vietato. Prima si passava qua, ve lo assicuro. Infatti ho fatto una gran cagata. Questa non ve la tolgo, Questo esperimento ha successo, perché comunque mi sono proprio rotto. Oddio, cioè non è scorrevole proprio per niente. È la prima volta che sento la ventola. Signore, che cosa fai? È la prima volta che sento la ventola in funzione della moto. Infatti sta scendendo la temperatura da 105 a 103. Poverino. Altra cosa brutta, capa, che non ce l'hanno tutte le super sportive. Questa c'ha pochissimo sterzo, nel senso che
quando giro troppo tocco il serbatoio, una cosa che non mi piace proprio per niente. Questa è via Corradini, zona con penso più negozi, possiamo chiamarlo corso della città. Hanno rifatto sta piazza, siamo obbligati ad andare a destra da quando hanno rifatto sta bella piazza. Io me ne vado allora, dai, è finito lo show. Primo scatto felino da mezz'ora. Vabbè, voglio solo andare via. Massima stima per tutti i motociclisti di città, vi stimo da oggi. Prego. Da oggi in poi vi stimerò di più. Certe cose per capirle sì, bisogna essere empatici, però certe volte bisogna viverle per poter capire i disagi degli altri. Fortuna è una strada tutta dritta per me, non faccio più di tanto filtering, semmai dove si forma una coda più giù, che non è che ci sta dando spazio per poterlo fare. Non sono abituato come ai motovlogger o ai biker di Roma, che quello è proprio pane quotidiano. Se non ci vuoi rimanere dentro, ma spesso e volentieri ti tagliano la strada, questo già stava a passare. Proprio bastardi. Bisogna stare attenti, frenate brusche te. Gli automobilisti stanno tranquilli, noi invece dobbiamo frenare in maniera più tecnica per non fare il botto che ho fatto l'altra volta. Sono cose che si pagano a proprie spese, qualche errore lo devi fare per andare avanti. La rotatoria assassina. Vai signor, passa. Non so voi ragazzi come vi trovate in città, io cerco sempre di più prendere strade periferiche, passi di montagna possibilmente. Non ci vengo mai in città, passo soltanto in questi tratti abbastanza scorrevoli, però più sono scorrevoli e più possono riservare delle insidie. Dove la metto? Ulli. Lasciatemi comunque dei feedback, questo è stato un video proprio improvvisato, scrivetemi nei commenti le vostre esperienze con le super sportive in città. Al prossimo video!